dirò in modo certamente inappropriato. Mi piacerebbe che questo stesso approccio multilaterale fosse seguito nelle gravi crisi che ancora investono il continente africano, dal Darfur alla Somalia, che anche qui si applicasse la forza del negoziato piuttosto che quella delle armi. L'Italia è pronta a sostenere ogni nazione che agisce in questo senso, anche perché la triangolazione